Allora, cominciamo dando la parola al dottor Francesco Puglisi della Commissione straordinaria comunale. Buonasera, ringrazio tutti gli intervenuti. Ci troviamo qui oggi per presentazione di un libro dell'Ufficio Storico di Augusta, l'opera della Commissione di Storia Patria. L'organo che la commissione che fa parte, diciamo, del comune di Augusta. E quando noi ci siamo insediati ormai diversi mesi fa, dopo poco tempo il presidente Carabino aveva venuto subito a chiedere un nostro intervento, ossia di far funzionare questa commissione. E dire che penso lo confermerà anche lui, il nostro interesse è stato immediato. Perché credo, riguardando anche tutta la commissione, credo che l'importanza della città, una città della storia, che la storia venga approfondita e non dimenticata, è un aspetto molto importante. Peraltro, venendo in questa città, non lo conoscevo, principalmente non conoscevo Augusta, già vedendo i tratti si scorge, diciamo, una storia che credo la cittadina della cittadinanza deve ricordare e sempre. Per questo credo che il lavoro che ha iniziato qualche mese la commissione, che continuerà a fare, è un lavoro fondamentale e importante per l'intera collettività. Per questo, diciamo, la nostra presenza, ringrazio come presidente la commissione per il lavoro che svolge. E per quanto riguarda, ricordo la parola al presidente per tutte. Grazie ancora. Scusate, non è una mancanza di cortesia, preferisco stare seduto onde evitare di dimenticare qualcosa, perché ci sono tante informazioni da dare ed è giusto dare merito e causa a tutti. Grazie innanzitutto alle autorità, alla commissione prefettizia, a Sua Eccellenza la dottoressa Maria Carmela Librizia, la dottoressa Cocciufa e al dottor Puglisi, che questa sera rappresenta un po' il trio che in questo momento amministra il nostro comune. Saluto l'ammiraglio Roberto Camerini, la ringrazio perché so che questa sera ci sono tanti appuntamenti nella nostra città e lei ci onora della sua presenza. Quindi giustificato quando riterrà opportuno lasciare la sala lei e la signora Camerini. Saluto le altre autorità, l'arma dei carabinieri, il comandante Paratore in rappresentanza dell'ammiraglio Abbamonte. Dicevo, questa sera ci sono tante coincidenze. Consentitemi di dire grazie, di esprimere la gratitudine alla Commissione. Perché? Perché dopo tutte le vicende che hanno caratterizzato lo scorso anno le istituzioni culturali della città, la Commissione prefettizia ha ritenuto rimettere mano a quelle che erano queste istituzioni importantissime, il Museo della Piazzaforte, il Museo Civico, adesso si sta operando per l'opera via Parisi Zuppello, e consentitemi, per averci dato fiducia, per aver confermato i nominativi che erano stati selezionati già dal commissario. Quindi grazie a loro. Ma grazie a loro appena 2 mesi fa noi ci siamo insediati, e quindi è stata una scommessa l'iniziativa di questa sera. Essere presenti qui stasera con il 33esimo numero del notiziario, consentitemi, è stata una scommessa anche per noi stessi. A chi esprimere intanto gratitudine? La commissione è stata istituita nel 1965 per una felice intuizione dell'avvocato Elio Salerno, secolare e presidente emerito della commissione stessa. A lui esprimiamo gratitudine, riconoscenza per il lavoro che è stato fatto in tutti questi anni. La nuova commissione, in parte ci sono dei nominativi provenienti dalla scorsa gestione, altri sono stati inseriti. Sono membri Giacomo Casole, Giuseppe Cacciaguerra, Maria Rita Corallo, che si occupa anche dell'Ufficio Relazioni Pubbliche del Comune, Carla Ortisi, Angelo Batania, Salvo Romano, che questa sera mi collabora con la proiezione delle slide, Ivana Sarcià, Ada Tringali e Maria Concetta Vaccaro. Presentiamo un notiziario secondo quelle che sono state anche le indicazioni della Commissione straordinaria.
la nuova commissione sia una realtà che guardi attentamente alle esigenze del territorio, dia spazio ai contributi esterni. Quindi anche se il numero era in parte preconfezionato già lo scorso anno, abbiamo colto queste indicazioni dando spazio, consentitemi, a contributi straordinari sicuramente. Ma prima di parlarvi dei contributi penso sia doveroso ricordare due figure importantissime che ci hanno lasciato, che sono stati componenti della commissione. Lia Vella, la professoressa Lia Vella e il professore Giovanni Satta. Non li ricorderemo col silenzio ma con un applauso. Perché chi ricorda queste due figure sono figure che possiamo ricordarle solamente così. Lia Vella, donna di teatro, il preside Satta, grande comunicatore, lo abbiamo avuto anche qui in numerose circostanze, quindi penso che questo sia il miglior modo per fare memoria di queste due figure. Chi sono gli autori di questo numero? Innanzitutto lo apriamo quindi con il testamento spirituale del preside Satta. Quindi l'articolo del preside Satta: l'Università di Augusta compra nel 1657 dalla Regia Corte il mero e misto impero di Bruno. L'architetto De Martino, quindi contributo esterno, personaggi della Contea di Augusta, Guglielmo Raimondo III, Conte di Augusta, il rapimento della regina Maria. Elio Salerno, un articolo che sicuramente sarà molto caro all'ammiraglio Camerini, i due miti di Augusta, Megara e Ligea. So che sta lavorando tanto su questo tema, speriamo veramente che si possa raggiungere l'obiettivo. Luigi Lombardo, il dottor Luigi Lombardo da Palazzolo, che ci ha regalato un documento inedito. Vedete, finalmente sappiamo chi ha realizzato la statua di San Domenico e il carro che c'era, il Fercolo cinquecentesco. Il titolo del suo lavoro: Lavare la statua di San Domenico ad Augusta, opere del tardo Cinquecento. Da una ricerca archivistica sono emersi i nomi degli autori. Stefania Ramaci, altro contributo esterno, ma Stefania Ramaci la consideriamo anche parte vicina a noi perché è componente della direzione del Museo Civico, la trasformazione del castello da fortezza a penitenziario. E qui questo articolo la fa da leone per il semplice motivo che è voluminoso, grazie a tutto il carteggio archivistico e iconografico che è riuscito a mettere insieme. Pinuccio Ramaci e Salvo Romano, beh, direi il vecchio e il nuovo della commissione, un denaro di Federico III d'Aragona e un grano maltese del gran maestro Emanuele Pinto de Fonseca, due monete trovate ad Augusta. Chi vi parla ha scritto sul culto della Madonna della Provvidenza e quindi la situazione economica di Augusta già dalla seconda metà del Settecento e il richiamo al divino. Angelo Patania, preghiere e invocazioni dialettali di Augusta, altro contributo esterno nobilissimo, un documento rinvenuto all'archivio storico della Curia Arcivescovile di Monsignor Pasquale Magnano, che è il direttore, ci onora questa sera della sua presenza, Augusta Sacra, una relazione del 1736 sullo stato religioso della città. Infine inauguriamo con questo numero la rubrica Restauri, il laboratorio di architettura storica Gaetano Renda da Palermo, che ha curato il restauro di questo edificio e ci ha donato non solo la scheda dei lavori eseguiti ma soprattutto tutto il corredo fotografico di quello che è stato rinvenuto anche della struttura preesistente, quindi il teatro con tutto quello che c'era qui. A chi dire grazie per la pubblicazione di questo numero? Quando ci siamo insediati, Sua Eccellenza il Prefetto ci ha detto: noi ce la stiamo mettendo tutta, ma sapete qual è la situazione finanziaria del Comune? Noi abbiamo detto: ci rivolgeremo a quegli amici che ci hanno sostenuti sempre in queste circostanze. E consentitemi innanzitutto di dire grazie a Confindustria Siracusa, e qui rappresentata dalla dottoressa Simona Falsaperla, l'amica Simona Falsaperla, che è stata colei che immediatamente si è attivata per accendere un po' questi canali di finanziamento. Secondo, la Esso Italiana Raffineria di Augusta, la Esso Italiana che ha prontamente accolto l'invito di Confindustria dicendo: come realtà industriale che opera qui nel territorio, diteci cosa dobbiamo fare. Noi abbiamo detto: il contributo è
già abbastanza per l'iniziativa che portiamo avanti. E infine lo sponsor storico, la Banca Agricola Popolare di Ragusa, qui rappresentata dal dottor Leo Laferra. Perché storico? Perché dico, al di là dei rapporti che abbiamo nuovamente ripreso di collaborazione con la Commissione, mi sia consentito ricordare quello che la Banca Agricola sta facendo nel settore del recupero dei beni storico-artistici della nostra città. Io già ne ho accennato, volutamente non lo sto facendo il nome perché è l'ospite d'eccezione della serata, ne ho accennato in sovrintendenza. La banca si sta adoperando, ha restaurato dei dipinti, in questo momento si sta completando il restauro di un'opera all'interno della chiesa di San Giuseppe, ma preferisco dare immediatamente la parola a lei, dottor Laferra, per un saluto e per dirci quello che state facendo appunto come istituto e come famiglia di Augusta. Signori commissari straordinari, signor Presidente della Commissione Comunale di Storia e Patria, ammiraglio comandante della Marina Militare di Augusta, autorità, signore e signori. Da oltre un secolo la Banca Agricola Popolare di Ragusa opera nel territorio con umiltà, costanza e passione, onorando la propria missione di servire una comunità fatta di uomini e donne straordinariamente tenaci ed industriosi. Con loro condivide l'impegno e la sfida quotidiani di vivere un'isola difficile, teatro di grandi splendori ed antiche miserie, per retaggio di millenarie vicende. Ed anno dopo anno, nel ciclico andamento di tante storie locali, tanti progressi sono stati raggiunti lavorando insieme. Ma quando la società attraversa periodi di involuzione economica e sociale, di inquietudine etica e di decadenza culturale, dove ritrovare lo slancio per il suo sviluppo? A quali modelli orientarla? Come riscattarla dal culto dell'effimero per restituirla alla libertà delle scelte solide e consapevoli? Noi crediamo che in ogni campo dell'azione umana la risposta a questi interrogativi possa giungere intraprendendo un percorso coraggioso quanto arduo di conoscenza di se stessi e dei principi portanti della nostra civiltà. In tale assunto è necessario avvertire l'urgenza morale di operare attivamente, anche con piccoli gesti, contro la barbarie dell'oblio e dell'incuria e la pavida rassegnazione dei vinti. Ritrovare la storia è il gesto che svela l'essenza della nostra umanità, restituisce alla memoria individuale e collettiva il senso del bello e del buono, risveglia l'orgoglio delle radici, scuote la polvere degli ascosi segreti sottesi al declino ed infine ci esorta al cimento della rinascita, nel segno della verità e della responsabilità verso le generazioni future. Dedichiamo il rapporto di collaborazione avviato con la Commissione Comunale di Storia Patria a tutti coloro che credono che non c'è vero progresso se non si riscoprono, fortificandoli, i valori su cui è fondato il cammino della nostra storia e della nostra civiltà. Grazie. Grazie al dottor Leo Laferra. A questo punto occorre presentare l'ospite d'eccezione della serata, dopo daremo la parola, però volevo appunto che il dottore Laferra ci informasse di quello che loro impegna. Salutiamo la dottoressa Beatrice Basile, nuovo sovrintendente ai beni culturali e ambientali di Siracusa, la salutiamo con un applauso. Per noi è un onore, perché glielo abbiamo detto nei giorni scorsi quando abbiamo avuto il piacere di conoscerla. Mai abbiamo avuto la possibilità di avere un sovrintendente qui con noi a condividere le esigenze, le istanze, le aspettative della città. Lei è stata prontissima a rispondere alla nostra richiesta.
Dico, abbiamo mandato una comunicazione, il tempo di la mattina mi sono ritrovata alle 8 la telefonata della dottoressa Basile, praticamente due giorni dopo aver inviato la lettera. Dico, è stata una cosa straordinaria l'accoglienza che ci ha riservato. Ecco perché volevo attendere l'intervento del dottor Laferla, perché noi in questi anni abbiamo avuto il sostegno di realtà private, di sponsor, sappiamo quali sono la situazione finanziaria della sovrintendenza, ma noi già questa sera basta la sua presenza, lei poi magari ci darà qualche motivo di speranza. Ringraziamo la tipografia, perché se abbiamo potuto realizzare questo volume bene gli sponsor, ma dobbiamo dire grazie alla tipografia che è venuta incontro a quelle che sono le necessità, le contingenze, ma soprattutto anche la qualità riservata. È il primo numero, il 33esimo, che esce anche con una plastificazione della copertina per evitare che si possa rovinare nel tempo, e diciamo grazie per il lavoro attento che ci è stato riservato. L'attività della commissione. Ci siamo riservati di avviare, quindi a partire dal mese di gennaio, oltre l'annuale pubblicazione del notiziario, degli appuntamenti mensili, che poi saranno anche motivo di approfondimento nel notiziario. Abbiamo ricevuto la grande disponibilità di Monsignor Magnano a collaborarci, abbiamo ricevuto la disponibilità di Rai Bondin, che è il commissario UNESCO per le realtà patrimonio dell'umanità, che ci ha assicurato una sua presenza in Augusta già dal mese di gennaio. Così come il professore Paolo Gianzirocusa, assessore all'arte contemporanea e all'urbanistica della città di Siracusa. Ulteriori contributi di Luca Di Giacomo, un nostro concittadino, a proposito delle fornaci, e lo stesso dottor Lombardo, che sappiamo che sta preparando un bel lavoro su questa realtà del territorio di Augusta. Dottor Lombardo, lei ci deve mettere a disposizione quella mole di ricerche archivistiche che hanno prodotto veramente dei bei risultati. Giuseppe Cacciaguerra, l'archeologo.